tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A fuoco 8.000 quintali di fieno, pompieri ancora sul posto a distanza di 24 ore. Incendiò due ristoranti nel centro di Fano, il piromane patteggia ma resta in carcere. Ancora da stabilire la data del funerale dell'operaio morto alla Profiglas di Bellocchi di Fano. Inizia domani la rassegna dedicata all'immagine fotografica. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Sul canale 17 di Fano TV c'è l'informazione locale. Questa sera apriamo con l'incendio che è divampato ieri sera a Montefelcino, nei pressi di Montefelcino. Sono andati in fumo e hanno preso fuoco 2.500 balle di fieno. Fuoco che ancora arde. Il servizio di Lino Balestra. Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri nel comune di Montefelcino. Ad andare a fuoco sono stati 8.000 quintali di fieno, circa 2.500 balle, nell'azienda agricola Lindo Romiti e Figlio, in località Strada Santa Maria a Molino di Malta, attorno alle 21.15. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di Fano, allertati dai figli del titolare dell'azienda, con tre mezzi, ed hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che si è rapidamente esteso, alimentato dal vento, a tutto il capannone di circa 800 metri quadrati. Operazioni di spegnimento che, data la natura del materiale interessato altamente infiammabile, sono durate tutta la notte e sono continuate anche nella giornata odierna con le squadre dei vigili del fuoco che si sono alternate sul posto. Ancora ignote le cause al vaglio del corpo dei vigili del fuoco sulle cause che hanno scaturito le fiamme, che non è la prima volta che devastano il fieno accatastato nell'azienda. In un altro incendio andarono in fumo 4.000 quintali tra paglia e fieno. E in questo momento le operazioni di spegnimento sono terminate, più che altro adesso i vigili del fuoco, che sono qui con due unità e un mezzo, stanno monitorando le fiamme che vedete alle mie spalle, ancora in questo momento non altissime, ma qualche ora fa arrivavano fino alla copertura. Sono andati in fumo quasi 90.000 euro di valore, perché queste 2.500 balle servivano per alimentare il bestiame presente qui nell'azienda Romiti. Qui a 150 metri da noi ci sono 100 capi di splendide marchigiane che fanno parte appunto dell'allevamento dell'azienda Romiti. Ora loro dovranno procurarsi questo foraggio per il loro bestiame, dovranno acquistarlo sul mercato, un mercato che varia come costo dagli 8 euro al quintale fino ad arrivare ad 11 a seconda della qualità. Quindi insomma una perdita economica importante. In più è da sommare anche il capannone, perché è tutta in acciaio la struttura, però vedete in alcuni punti si è piegato l'acciaio per effetto del calore, quindi bisognerà vedere se sia la copertura che le strutture laterali saranno agibili. Però prima di verificare tutto questo bisognerà aspettare che le fiamme si consumino da sole, perché in questo momento i vigili del fuoco questo stanno facendo, stanno monitorando le fiamme, stanno vedendo la loro evoluzione e molto probabilmente continueranno a passare la notte anche qui. Fra un poco la squadra riceverà il cambio e si guarderà come evolve il rogo anche per tutta la notte, fino allo spegnimento, perché questa è l'unica cosa da fare. Marco? Direi che ci siamo, grazie per questa tua corrispondenza. Noi adesso andiamo avanti con il telegiornale, anche perché i vigili del fuoco sono stati impegnati questa mattina in un altro incendio, certamente di proporzioni minori, decisamente minori, perché come vedete a un certo punto sono stati chiamati, mentre si stava svolgendo il mercato settimanale, in via Arco d'Augusto,
all'incrocio con Corso Matteotti. Motivo di questo intervento: dal tombino, da questo tombino usciva del fumo e delle fiamme causate da un mozzicone di sigaretta buttato incautamente da qualcuno che poi ha incendiato le foglie e la carta che erano contenute all'interno appunto di questo tombino. Queste sono le immagini girate questa mattina proprio di questo intervento. Patteggia nuovamente, ma rimane in carcere, invece il piromane che qualche mese fa incendiò due ristoranti nel centro di Fano. Tre anni e 300 euro di multa, la pena inflitta a Ruslan Kyukov, lettone di 29 anni, che ieri ha patteggiato la pena ma che rimane in carcere per scontarla. Kyukov nel novembre scorso, in un venerdì notte, si introdusse in due locali del centro di Fano, la Bella Napoli ed il Tiravino alla ricerca di soldi. Poi, dopo un ripensamento, era tornato sulle sue tracce ed aveva appiccato il fuoco ai due locali per cancellare eventuali segni o indizi del suo passaggio, utilizzando dei liquori come combustibile. La Bella Napoli se la cavò con poco e dopo non molto poté riaprire i battenti. Il Tiravino invece dovette chiudere per diverse settimane, avendo fumo e fiamme fatto notevoli danni. Una brillante operazione della polizia di Fano poi portò rapidamente all'individuazione del balordo che devastò i due locali. Il lettone anche in quell'occasione patteggiò e si beccò 2 anni e 6 mesi ai domiciliari in una comunità di recupero per problemi psichici, ma da cui evase poco dopo per darsi a una serata brava in compagnia di due squillo in un albergo della zona che pagò incautamente con un prelievo bancomat di 1.500 euro. Ora riacciuffato ha patteggiato nuovamente, ma la pena, diventata di 3 anni, ora la sconterà in carcere. Ancora da stabilire la data dei funerali di Rodolfo Cangiotti, l'operaio della Profilglass rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Ancora nessuna data stabilita per i funerali di Rodolfo Cangiotti, Dodo per gli amici, come tanti vogliono ricordarlo in queste ore di attesa per tributargli l'ultimo saluto. Sulla sua pagina Facebook fioccano i commenti, i ricordi di un ragazzo che rimarrà nel cuore di molti per quel suo modo estroverso e spassoso di far divertire gli amici. La sua imitazione, riuscitissima per voce e movenze di Renato Zero, rimane nel ricordo indelebile di chi lo ha conosciuto ed amato. Sei stato un amico, grande collega, un artista, per me il Renato di sempre, e non siamo mai riusciti a fare quel famoso duetto Mina Renato. Ci mancherai, Dodo, scrive Anna Lazzari, con la quale probabilmente progettavano un duetto canoro. Amici di infanzia e di scuola, attoniti ed increduli, i cui commenti e pensieri lasciano poco spazio all'immaginario. Simone Pascucci, consigliere Avis, non si rassegna alla perdita del vecchio compagno di scuola. In molti, inoltre, si accommiatano da Rodolfo anche con un semplice ciao Dodo, impietriti da questa ulteriore tragedia che ha colpito un lavoratore. Valeria, infine, nel ricordo di un'infanzia spensierata passata insieme, lo saluta ricordando anche coloro che lascia. Che tu possa da lassù vegliare su tua moglie, tuo figlio e tutti i tuoi cari. E mi raccomando, canta, canta, canta per tutti gli angeli che avrai al tuo fianco. Cambiamo pagina, anche l'Unione Provinciale Nazionale delle Proloco d'Italia ha partecipato a Milano all'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino per promuovere il territorio e le sue bellezze e far conoscere ad un pubblico specializzato di giornalisti, tour operator, addetti al settore le tante iniziative che la Proloco organizzano durante l'anno. Dalle feste alle sagre fino alle rievocazioni storiche, passando per l'enogastronomia e la cucina tradizionale. È stata un'occasione importante, ha detto il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartolcetti. Ringrazio la Camera di Commercio per aver dato al mondo delle Proloco questa opportunità. Nel corso della serata è stato presentato anche il Natale che non ti aspetti, cioè il format a cura del Comitato Provinciale dell'Umpli. Papa Francesco ha benedetto questa mattina in piazza San Pietro la fiaccola della pace del 39esimo pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto che si terrà il 10 giugno alle 20.30
allo stadio Elvia Recina di Macerata. A salutarlo sul sagrato della Basilica Vaticana, al termine dell'udienza generale di questa mattina, sono stati Monsignor Giancarlo Vecericca, ideatore del cammino e vescovo emerito della diocesi di Fabriano Matelica, e Monsignor Nazareno Marconi, vescovo della diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia, accompagnati dal giovane Teodoforo Alessandro De Pascalis, del presidente del comitato organizzatore Ermanno Calzolaio. E proseguono a Fano le finali nazionali di pallavolo Under 18. Oggi si sono disputate le gare nei vari gironi per le qualificazioni. La ISA Infissi Virtus Fano è al comando del girone B con 9 punti. Al secondo posto la pallavolo Molfetta, al terzo Sloga Tabors Trieste e quarto posto la impavida pallavolo Ortona. Domani iniziano le finali, le fasi finali a gironi. In campo anche l'altra squadra marchigiana, ovvero la Lube Cucina Civitanova, che giocherà alle 17 nel palazzetto dello sport di Lucrezia. E dall'8 all'11 di giugno l'immagine fotografica torna ad essere protagonista con la nona edizione di Centrale Fotografia, la rassegna annuale di eventi a tema sulle fotografie e l'arte contemporanea, a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. Centrale Fotografia, una rassegna fotografica che si distingue per la scelta dei contenuti usati per veicolare i concetti di innovazione dei linguaggi fotografici contemporanei. Una rassegna nel segno dell'innovazione, della internazionalizzazione del messaggio artistico, dove la scelta dei protagonisti è quella di artisti fotografici che hanno scelto appunto la fotografia per la propria rappresentazione artistica e non solo fotografi presenti in altre manifestazioni. E questa scelta, che 9 anni fa fu portata avanti proprio al Caffè Centrale, luogo simbolo per Centrale Fotografia che la organizza, sta dando i suoi frutti. Sono 4 giornate che si svolgono qui nel centro storico di Fano e che, come ogni anno, cercano di fare il punto su le novità e le cose più significative della fotografia contemporanea. Naturalmente l'intento è sempre quello di coinvolgere sempre di più la città, e in effetti questa rassegna alla nona edizione ha già in qualche modo molti affezionati e soprattutto gente che viene da tutta Italia per in qualche modo fare il punto sulle novità del linguaggio fotografico. 4 giornate di eventi, presentazioni e dibattiti sulla tendenza contemporanea dell'arte fotografica, che vede un appiattimento delle prospettive in una fotografia quasi zenitale, molto made in web, ma che sta rappresentando lo stato dell'arte ai nostri giorni. Gli ospiti d'onore quest'anno sono Daniela Comani e Marina Ballo-Charmé, due artiste che si distinguono per un uso particolare della fotografia e soprattutto rispondono in maniera molto puntuale a quello che è il tema di quest'anno, il cui titolo sinteticamente abbiamo dato da vicino, nel senso di lavorare con la fotografia in maniera ravvicinata, indagando quindi una nuova iconografia. Chiese come gallerie, ex San Francesco con il suo sguardo al cielo e lo scrigno di San Pietro in valle saranno i contenitori di contenuti di altissimo livello, un'ulteriore occasione di valorizzazione e promozione territoriale. L'occasione ci consente di mostrare, oltre a bellissime fotografie di maestri contemporanei, il San Francesco, che è un luogo suggestivo soprattutto quando cala la notte, e molto gradito da questa manifestazione, e poi San Pietro in Valle, che è assolutamente lì vicina, una chiesa magnifica dove gli artisti in genere interagiscono con le cornici antiche, gli stucchi, gli ori della manifestazione del barocco più importante che abbiamo a Fano. Quindi una bella occasione anche per far parlare dei nostri monumenti, che attirano sempre la curiosità anche di chi non è mai stato in questa città. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che oltre al numero 338-4968-250 per le vostre segnalazioni con WhatsApp, per chi ama fare il reporter di strada, abbiamo una pagina Facebook che proprio si chiama così, Reporter di Strada, nella quale potete fare le vostre segnalazioni. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, noi ci rivediamo domani mattina alle 7.30 con Occhio Giornale. Arrivederci.
Thank you.